Ciao da Podrak, bentornati qui su Eurotrack Simulator 2. Oggi siamo con l'Eurotech, Iveco, con un corriere. Andremo a Pescara. Oh, o siamo già a Pescara? Dove sono già? Ah, ok, sono a Pescara. Magari andiamo ad Ancona. E come penso avete visto, siamo senza navigatore. Quindi, let's go, raga. No navigatore significa... E la sfida è più accattivante. Ecco, l'audio del camion è molto elevata. Ma non lo so se è troppo alta, però penso la mia voce si sentirà abbastanza. Credo. Vabbè, anche se non si sente, chi se ne frega. Perché tanto oggi parleremo di un argomento che volevo sempre trattare qua sul canale. Poi, tra una cosa e l'altra, non ho avuto più il tempo, ma penso sia... Così, tanto per dire qualcosa, no? Qualche insegnamento, magari. Non lo so se è un insegnamento. Vorrei parlare dell'argomento scuola. Podrak, secondo te la scuola è utile? È una domanda che a volte mi è stata posta da voi che ancora andate a scuola. E io volevo raccontare la mia esperienza per dirvi se effettivamente la scuola può darvi un valore aggiunto nella vostra vita oppure no. Allora, di qua non posso andare perché vedo che la strada è chiusa. Andiamo un pochino più dritto e vediamo, insomma, dove ci porta il cuore. Dovete sapere, la scuola in Italia ha un piccolo difetto. Ha un piccolo difetto che a livello di programma scolastico è rimasto abbastanza indietro rispetto ad altri paesi europei. Infatti, tendenzialmente, quando si studia ci sono ancora argomenti che si studiavano magari già 60 anni fa e il piano del programma è cambiato ben poco. Però non è vero, anche i libri scolastici sono cambiati, quindi ci sono stati vari aggiornamenti relativamente. Man mano qualcosa viene aggiunto, poi dipende anche dalle scuole. Non è detto che tutte le scuole siano uguali. Comunque è incredibile come non ci siano cartelli qui. Io voglio andare ad Ancona, non ho neanche un cartello per andare in autostrada. Non so se ci sarà l'autostrada. Sì, eccola qua, autostrada, scherzavo. La scuola per me è non importante, importantissima. Io infatti auguro a tutti voi di completare almeno gli anni obbligatori. E per anni obbligatori penso adesso sia fino alla seconda superiore. Però io spero che venga messa almeno fino alla quinta superiore. Perché? Perché a meno di situazioni molto gravi dove magari la famiglia è in difficoltà e c'è bisogno di che qualcuno vada a lavorare, ma neanche lì, perché io penso veramente l'istruzione sia molto importante, quindi anche in caso di necessità per me è importante secondo me completare il ciclo scolastico. Che lo so, la scuola non è bellissima, non è bella. La scuola non è affatto un parco giochi. La scuola è per certi aspetti anche terribile. Ma una volta completata, secondo me ti dà un sacco di insegnamenti. E per insegnamenti non intendo quello che studi, perché tu quando vai a scuola e studi tutte le varie materie che ci sono in circolazione, tu probabilmente di quello che hai studiato appena finisci ti ricorderai ben poco. Ma non è vero, perché molto spesso a me è capitato nel lavoro, no? Di trattare determinati argomenti che ho detto, ma quando mai mi serviranno nella vita? Poi mi sono serviti, perché li ho studiati. Al di là di questo, comunque, la scuola non è solamente insegnamenti, istruzione per una determinata materia, per imparare il lavoro, ma è proprio un modo per affrontare la vita. Io per esempio, un argomento che ho sempre odiato a scuola, anzi due argomenti ho odiato a scuola, la matematica e l'inglese. Sono le due materie che mi hanno sempre, non dico creato problemi, perché io a scuola nel bene o nel male sono sempre andato bene. Certo, anch'io ho preso le mie insufficienze come tutti, non ero un nerd, un genio, ma neanche uno che se ne fregava, insomma. Sono sempre uscito con buoni voti, anzi, non so adesso, ma all'epoca sono uscito anche sul giornale le cosiddette pagelle d'oro.
io a livello di studio comunque ho sempre cercato di dare il meglio, ci ho sempre tenuto a passare l'anno. Mi è capitato i primi 2 anni, ad esempio, per esempio, vabbè, lasciamo stare scuole medie, scuole superiori e scuole elementari, che anche quelle sono molto importanti perché poi creeranno il tuo carattere che avrai alle scuole superiori. Però l'argomento focus secondo me sono proprio le superiori. Tu quando termini la scuola non hai solamente l'insegnamento delle materie, ma hai l'insegnamento sulla vita. Infatti, seppur il programma scolastico in Italia è rimasto indietro rispetto ai paesi europei, ha comunque un insegnamento molto spesso proprio su come affrontare la vita. Il fare le verifiche, il fare le interrogazioni, sono delle ansie che tu subisci, ma che ti permettono di ottenere dell'esperienza per poi affrontare i problemi della vita quando sarai adulto. Chi ha affrontato le verifiche, i test, l'ansia a scuola, poi nel mondo del lavoro, avendole già affrontate, per esempio l'esame di maturità, il grande passo dell'uomo, della donna, quando affronti questi tipi di percorsi, anche per dire la patente di guida, anche quello è un percorso di insegnamento di vita, perché una volta che l'hai completato, hai all'interno una coscienza che cambia. E quando tu dovrai affrontare determinati problemi, avendoli già affrontati, un'ansia che tu hai già affrontato, quando sarai adulto saprai affrontarla. Infatti io ho notato molto spesso alcune persone che non hanno terminato la scuola e spesso magari sono super bravissime in certe cose, anche di chi invece la scuola l'ha terminata, ma poi si perdono in problemi dove tu dici: ma dov'è il problema? Perché è così? Perché ha questa paura, ansia per una determinata cosa? Perché effettivamente nel mondo scolastico non l'ha mai affrontato quel tipo di sensazioni. Per esempio, il professore che ti è antipatico, magari non è molto bravo con te. Attenzione, non voglio giustificare i professori che si comportano male, però ci sono comunque alcuni professori che non che si comportano male, ma hanno un carattere molto più calmo, ma allo stesso tempo teso, che ti fa paura, tra virgolette, no? Ci sono quella tipologia di professori. Poi ci sono gli stronzi, quelli non mancano mai, quelli. Però anche loro, nella loro parte, ti danno un insegnamento. Non so quante anzi, forse probabilmente l'avrete già sentito, quante persone magari sono state bocciate, sono state umiliate da un professore, ma grazie a quell'evento sono riusciti a rialzarsi e a diventare, anzi, l'opposto di quello che il professore gli ha sempre sbattuto in faccia. Anch'io, per esempio, ho avuto in passato dei professori che probabilmente o mi odiavano, non lo so, ma questa cosa mi ha permesso poi di dimostrare loro che non era come pensavano loro, ecco. È un po' difficile in realtà trovare l'equilibrio tra il giusto e il sbagliato, perché i professori a volte non se ne accorgono di quanta importanza hanno nella vita degli studenti. E a volte sono fin troppo pesanti e pericolosi che addirittura in alcuni casi le rovinano le vite. Oppure ti rovinano il percorso, la tua carriera, magari bocciandoti anche in maniera ingiustificata. Però anche lì l'aspetto bocciatura ovviamente dipende molto da certe situazioni familiari, anche perché io ho visto, tipo nel mio percorso scolastico, delle persone che erano bravissime, studiavano sempre, poi hanno avuto, che ne so, un problema familiare, che può essere anche il divorzio dei genitori o una perdita importante in famiglia che ti scombussola la vita e ti fa perdere un po' l'orientamento. E mi è capitato di... però anche lì molto spesso queste persone hanno subito questo, ma poi una volta nel mondo del lavoro sono diventate persone grandissime, perché avendo subito, tra virgolette, un trauma che sono riusciti a superare, perché qui l'aspetto più importante è saper affrontare un problema,
Perché, per esempio, e sono riusciti poi a fare grandi cose nella vita da adulti. Perché, per esempio, quelle persone che cercano sempre di scappare dalle interrogazioni, si fingono malati per non fare la verifica, anche lì ne ho conosciuti tanti nella mia carriera di scolastico, questo loro comportamento si è poi ripercorso nel... si è poi spinto nel lavoro, si è... questo problema se lo sono portati nel lavoro. In caso di problemi fingo, mi metto malato, scarico il problema ai colleghi, perché non li sa affrontare. Infatti ecco perché io a volte, se ho l'opportunità, dico queste parole ai ragazzi e ragazze che incontro. Dico l'importanza della scuola. La scuola è vero che è ansiosa, non è bella, non è come anche il lavoro, non è bello il lavoro. Certo, c'è il lavoro dei tuoi sogni, il lavoro della tua vita, che puoi magari riuscire a ottenere, ma comunque il lavoro è lavoro. Travagliare. Travalier, mi sembra si dice in francese. Cosa significa? Travalier. Vi ricorda molto una parola simile, travaglio. Il travaglio non è una cosa bella. Non può essere una cosa bella. Però va, è una cosa che dobbiamo affrontare nella vita. E quindi dobbiamo cercare di affrontarlo nel migliore dei modi. La scuola è per questo un grande insegnamento. Io, per dire, la storia l'ho sempre studiata abbastanza con molto interesse. La scuola, però, non con l'interesse che l'ho studiata. Cioè, la storia l'ho studiata molto dopo la scuola. Mi è venuta un sacco di voglia di vedere documentari, di studiarmi, insomma, come sono successi determinati eventi. Per dire, la storia... uno dice, ma perché devo studiare storia? La storia ti permette di evitare che errori fatti da altri possano essere rifatti nei tempi adesso. Per esempio, perché c'è il ricordo alla memoria? Nel tentativo di insegnare alle nuove generazioni che è successo questa cosa orribile e che possibilmente, ragazzi, non fatelo più, perché queste sono state le conseguenze. Così anche studiare la storia, sapere che determinati popoli hanno fatto determinati sbagli o successi, magari può essere ispirazione per evitare che questi errori o successi tu li faccia, capito? Infatti a volte mi meraviglio quando succedono determinate guerre, oppure vedi situazioni in cui dici, oh, ma io l'ho studiato già questa cosa ed è successo poi questo. Sapere questo ti permette anche, magari, se tu, per dire, se tutta l'Italia avesse questo tipo di cultura, sapessero la storia, magari certe scelte non verrebbero fatte. Ho sbagliato strada, per andare ancora devo andare di là. Vediamo se riesco a fare inversione. Per dire, l'inglese. L'inglese, ragazzi, è una materia che io ho odiato. Ho sempre detto, ma che cacchio mi serve l'inglese? C'è il traduttore. Ma che serve? Che serve l'inglese? E non l'ho mai studiato con tanta... anzi, è stato proprio sempre il mio punto dolente l'inglese. Poi però mi sono accorto alle superiori, già perché avevo iniziato con YouTube, come spesso magari mi interfacciavo con tipo con Arduino all'epoca, c'erano alcune aziende cinesi che producevano determinati componenti, dovevo parlare per far realizzare determinati componenti all'epoca. Ho detto, cavoli, ma l'inglese è importantissimo. Oppure addirittura una volta, quando sono andato all'estero con la scuola, all'estero, grazie alle gite, insomma, ti accorgi come a volte essere debole su una lingua ti permette di avere poi dei problemi. Quando ho fatto la mia prima gita in terza superiore, o in quarta, no, in quarta superiore all'estero, lì mi sono convinto, no, l'inglese lo devo imparare bene. Non che non lo conoscessi l'inglese, comunque... l'inglese, per fortuna, io l'ho sempre studiato dalle elementari. Però alle elementari non è che poi alla fine ti hanno insegnato chissà cosa. Alle medie anche. Sì, avevo imparato qualche parola, ma nulla di che. Alle superiori, in prima, non ne sapevo quasi niente di inglese. In seconda... ma comunque anche in prima superiore non è che fosse difficile. In seconda già... superiore arrivò una professoressa molto severa, molto molto severa, ma che amava insegnare.
Questo non me lo devo mai dimenticare. Amava insegnare, cioè si vedeva che l'inglese era una materia che amava. Era molto severa questa maestra, questa professoressa che avevo. Però è stata la prima professoressa che mi ha fatto anche lì temere l'inglese e dire lo devo imparare. Poi in terza, ancora in quarta e in quinta mi sono dato molto da fare per impararlo bene. Adesso no, comunque non che sia un madrelingua dell'inglese, ma perlomeno insomma se devo dialogare con delle persone ci capiamo, ecco. Non dobbiamo usare Google Translate. Riesco a percepire, a dialogare in maniera abbastanza fluida, ok? Anzi, sono venuti degli amici dalla Cina che ho incontrato poi a Milano, anche agli amici, ecco, per dire, i coreani ancora hanno questo problema che l'inglese non lo sanno parlare bene, invece i cinesi sì. Ho avuto anche qualche amico tedesco e belgio, oddio, come si chiamano i belgi? Belga, un amico belga che era venuto in Italia, e poter parlare, comunicare con una lingua che è l'inglese, insomma, anche per dire quando tipo quando sono a Milano alcune persone straniere, no? Vedo che hanno difficoltà perché chiedono all'italiano, scusa, ho bisogno di indicazioni, non sanno l'inglese, l'italiano, perché è adulto. Giovani no, già voi, penso anche voi che state vedendo questo video, molti di voi l'inglese lo sanno parlare. Però insomma, poter dare una mano, no, a una persona straniera a parlare inglese, insomma, mi ha dato un sacco di aiuto. Vabbè, io ho fatto informatica alle superiori, quindi tutte le materie tecniche in realtà mi sono tutto quello che ho imparato alle superiori mi è servito tutto. Anche per dire, nel canale delle recensioni tecnologiche, il mio punto di vista da tecnico informatico su un prodotto tecnologico mi permette molto di dare un punto di vista da chi magari invece di tecnologia non l'ha, è appassionata ma magari non l'ha studiata. E quindi in realtà la scuola a me ha aiutato anche, cioè non solo da un punto di vista di come affrontare la vita, ma proprio anche come utilizzarlo nel mondo del lavoro, l'istituto tecnico. E insomma, capite che la scuola è importante, quindi lo so, a volte ci sono dei momenti in cui si è buttati dall'ansia, dalla paura, dalla voglia di non fare. Vi capisco benissimo, anch'io ho avuto delle situazioni a scuola in cui non avevo voglia a volte magari di studiare alcuni giorni. Però alla fine mi sono sempre rialzato e ho sempre cercato di dare quello che potevo. Perché poi nel mondo del lavoro tutto si ripercuote, ve lo posso assicurare. L'amico che ha sempre imbrogliato, ha sempre amico, più che amico, collega di classe, che ha sempre imbrogliato, che ha sempre voluto fare il furbo, alla fine nel mondo del lavoro, anche se si è laureato, magari, l'ho sempre visto in difficoltà. Ha sempre bisogno del collega, insomma, così. Quindi, se andate a scuola, non perdete mai la voglia di continuare. E se avete dei difetti, delle cattive abitudini, cercate di risolverle già a scuola, perché poi queste abitudini si ripercuoteranno quando voi sarete adulti. Quando siete giovani ancora si può sistemare, il pelo può essere cambiato, il pelo del lupo, ma una volta che siete adulti è difficile, cioè è possibile, nella vita è sempre possibile risolvere i problemi, attenzione, ma è molto più difficile, a volte quasi impossibile. Per dire, l'inglese, imparare l'inglese da adulto è molto più complicato, il cervello ormai, oddio, anche lì ci sono persone che invece ci sono riuscite, però non puoi saperlo, perché non sai tu da adulto come sarai. Se sei stato pigro, poi ti ripeto, molto del carattere spesso si ripercuote da adulto, a meno che hai uno shock per un determinato evento. A volte è difficile cambiare, una volta che hai quel carattere è difficile lo cambi. Comunque, ho parlato anche oggi abbastanza,
Magari se mi sono dimenticato qualcosa approfondiremo nei commenti o nei prossimi video. Spero che il video vi sia piaciuto con questo bellissimo DHL. Io adesso imbarco e noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima, con un prossimo gameplay. Ciao!